Ciao ragazzi, sono Falcone e oggi sono qua con un nuovo primo contatto particolarmente atteso perché è quello dedicato a Dying Light. Bad Blood, ovvero lo spin-off di Dying Light 2 in versione Battle Royale. In sostanza siamo di fronte a quello che gli sviluppatori hanno definito un Brutal Royale, perché è una rivisitazione del concetto di Battle Royale applicato al contesto di Dying Light, per cui mi aspetto qualcosa di molto brutale, qualcosa di molto appagante, qualcosa di un po' più divertente e poliedrico del classico Fortnite o simil Fortnite. Per cui partiamo, vediamo com'è la beta. È una close beta quella che sto facendo al momento, durerà pochissimo, per cui credo che non ci sarà grande occasione di approfondire, però spero di riuscire a farmi un'idea e permettere anche a voi di fare lo stesso nell'arco di questo breve video, fermo restando che appunto ne parleremo anche più avanti, perché al di là del video sicuramente ne parleremo e ci sarà modo di tornare sull'argomento, perché andrò avanti in questi giorni anche senza registrare. Per cui ma io mi lancerei subito nel vivo senza tutorial, andiamo al dunque, vediamo com'è senza star lì tanto a chiacchierare. Dunque, trova armi, trova i nidi per livellare, elimina gli altri giocatori, evacua. Bene, mi sembra abbastanza chiaro come concetto. Penso che le dinamiche saranno identiche a quelle di Dying Light, o quantomeno lo spero, perché insomma, gran bel prodotto quello, non ve l'ho sempre detto, sono poi i primissimi video che facevo sul canale, proprio su Dying Light. Dunque, limitato a 12 persone. Stiamo ancora cercando. Vediamo un'occhiata intanto al contesto. Intanto, vabbè, graficamente, che io voglio dire, siamo su PC ovviamente, è inutile che ve lo dica. 4 giocatori. Ho trovato una granata. Ho trovato un dunque un coso, un antidolorifico. Così si corre. Così. Ah, non si salta. Posso far così, ok. No, sto un attimino cercando di rifamiliarizzare un po' con i comandi. Allora, così scivoliamo. Poi possiamo prendere a calci tutti. Non mi ricordo. Ok, così si salta, bene. Tutto chiaro. Così lanciamo quello che si ha, benissimo. Bene, ok, è tutto relativamente chiaro nella mia mente, per cui sono pronto ad attaccare chiunque si ponga fra me e la vittoria. Tra l'altro, un battle royale in prima persona. Ci si allena. Perché sono morto io se ho cominciato a menare un quarto d'ora prima? Vabbè, ci sarà da vedere parecchio. 12, ok. No, per un attimo ho temuto che la partita partisse tipo: avete trovato quel che avete trovato, si parte allo scadere del timer in quello stesso luogo. Sarebbe stato abbastanza devastante. No, in realtà no. Ok, quindi abbiamo fatto un po' di riscaldamento. L'ho voluto fare senza tagliarlo, proprio per darvi un'idea di come sia il tutto. Si parte così? Secco? Vabbè. Allora, seguendo quello che c'era scritto, dovrebbe esserci un nido. Ho preso una mina, un antidolorifico, una molotov che ci piace tanto. Si apre? C'è gente! C'è un sacco di gente! Facciamo così, va. Cucù! Sono... Aia! Quindi vanno liberati i nidi. Ma che... Ok, dovrebbe essere libero. Bene, la mazza l'abbiamo, le frecce anche, un sacco di cose interessanti. Non so bene che cosa ho appena fatto. Ma che... Ok, abbiamo fatto fuori il primo tipo. Che era pieno zeppo di roba. Allora, non ho niente da quel che vedo. No, assolutamente nulla.
Posso usare lo scudo, ma non hai un medikit? Ma porca, sono troppo lento. Per questi giochi sono decisamente troppo lento. Vabbè, andiamo a fare un'altra. Comunque, il fatto di doversi confrontare con persone reali e al contempo zombie la trovo una cosa intrigante. Devo solamente prendere un po' più familiarità con i comandi, perché ero decisamente troppo lento. Quindi, da questo punto di vista, forse si potrebbe fare qualcosa in più, che io non ho fatto, ovviamente. Ma siccome parliamo di sabato sera, in questo momento, la close beta durerà 36 ore, cioè pochissimo tempo. Sto cercando di portarvi questo video il prima possibile, proprio per darvi un'idea di tutto quanto. Però appunto forse potrei riuscire a fare un altro video prima della fine della beta, non lo so. In caso fatemi sapere se lo vorreste, perché sicuramente farò in tempo a leggere i vostri suggerimenti prima che la beta scada, ecco, mettiamola così. Fermo restando che dovrebbero farne altre prima della fine del insomma prima del lancio, quindi ci sarà volendo tempo. Allora, io volevo capire un attimino gli accessori, tipo così. Io posso applicare dei potenziamenti ai miei oggetti. E quindi con questo si fa così. Questo è un item bundle che non si sa bene a che cosa serva. Non credo che lo potremo scoprire con facilità. Comunque, si prospetta uno spin-off intrigante. Quantomeno perché io, cioè, avendo adorato alla follia Dying Light e non vedendo l'ora di poter giocare a Dying Light 2, che secondo me sarà un'opera d'arte, devo dire che l'idea di mettermi alla prova con un Battle Royale di questo tipo mi stuzzica, anche perché sapete bene che io non è che abbia tutta sta predilezione per roba tipo Fortnite. Deve essere qualcosa di veramente diverso per affascinarmi, e questo effettivamente qualcosa di diverso ce l'ha. Per cui speriamo bene, speriamo più che altro che ci diano modo di provarlo per periodi un po' più lunghi, perché ovviamente essendo sabato sera e avendo poco tempo non potrò magari approfondirlo tanto quanto vorrei, no? Spero di farmici comunque sufficienti partite per inquadrarlo in queste poche ore che abbiamo. Mi serve un'arma, le asce da lancio, la mina. Cos'è? Frecce. Bene. Oh, il martello. Il martello mi intriga. Allora, io direi, che sono abituato a saltare con A o con X, che dir si voglia. Sto giocando su PC, ma con un pad, perché io si giochi, se mi fate giocare con mouse e tastiera è meglio che gioco ad altro. Poi mi piace molto la frenesia che caratterizza Dying Light, e credo che potrebbe rivelarsi intrigante applicata al concetto di Battle Royale, proprio per questo motivo. Allora, applichiamo il potenziamento ghiacciato al martello. Applichiamo il potenziamento ghiacciato all'ascia. E vediamo se troviamo qualcuno su cui scatenare tutto questo ben di Dio. Forza! Mi conviene salire, sì. Vieni qua, amico! Mamma! Porca miseria! Tiè! Dov'è il tizio? L'ho perso di vista! Fuggo, fuggo, fuggo! Lo vedo! Via, 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 via. Via, 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 via. Via, 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 via.
L'ansia quella vera giocando a sta roba comunque, essendoci pure gli zombie. C'ho un senso di angoscia addosso che ve lo raccomando. Io non sto capendo perché non sto livellando. Mi devo nascondere da qualche parte. Devo trovare un medikit. Devo trovare un medikit. Ok. Qua forse. No, è tutto finto. È tutto dannatamente finto qui dentro. Allora. Un arco. L'arco potrebbe essere intrigante. Bene, ho appena buttato l'ultima ascia da lancio che avevo. Benissimo, sbagliando tasto e credendo che potessi caricare l'arco. Questo è peggio. Sento un rumore. Mi trema il pad. Allora, io devo cercare di andare. No, mi sa che prima, quando pensavo di aver liberato quel nido, in realtà non avevo liberato un bel niente. Riusciamo a saltare almeno un mentre che si salta con R1. Con RB, o chiamatelo come mi pare. Oh, porca. No, 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 guardi. Non è proprio il caso, temo. Temo che. Bene, sono tutti a livello 3, io sono a livello 1, quindi bisogna ripulire completamente i nidi se si vuole avere speranza di livellare e quindi acquisire dei talenti aggiuntivi che io al momento non possiedo. Per cui, con molta calma e tranquillità. Cos'è? Un altro coso. È tutto un arco da ste parti. Allora, ci sarà un medikit? Te prego. Ti prego per pietà. Ok. Bene, sono a livello 4, 3 e 3 gli altri. Io non ce la farò, ma. Non c'ho speranze, raga. Non c'ho speranze. Allora. C'è qualcosina di intrigante? No. Dunque, il nido è qua. Asce da lancio, il medikit. Ah, niente, sono rincoglionito, ragazzi. Ok, ho lì. Oh! Niente. Chiamarezza! Chiamarezza dopo aver capito come funzionava. Vabbè, comunque, gli ho dimezzato la vita, ma hai voglia ancora. Dunque, io me ne farei un'altra prima di chiudere. Stiamo entrando un po' nel mix. Un po' nel mix. No, comunque bisogna assolutamente che io faccia un altro video dopo averci preso un po' la mano. Così questo ve lo riesco a far avere in poche ore. Poi magari ne arriverà un altro a breve. Nell'arco di poco tempo. Ricompense. Comunque, ho questa cosa di ricompense. Ah, ecco, non è ancora abilitato questo tipo di cosa. Per cui, adesso che abbiamo capito esattamente come si livella e come si fa tutto, facciamoci l'ultima e speriamo bene. Ci sono pure le armi da fuoco. Non me ne ero mai accorto. Non pensavo neanche che ci fossero. Beh, bellissima sta cosa. Per cui possiamo iniziare la nuova partita con questa consapevolezza. Tra l'altro, cosa che merita una menzione, il gioco non è focalizzato come i classici Battle Royale sull'eliminazione degli avversari, quanto piuttosto sul. Ma che cazzo, allora. Sul ottenere le risorse necessarie per andarsene via. Quindi è un concept un pochino diverso. Ma perché mi prendete tutti le punte a me, maledetti? Niente, mi hanno brutalizzato. Adesso ve la farò pagare in partita. Dunque, ci siamo quasi.
Adesso, tra l'altro, lo trovo molto rapido e il fatto di ridurre le partite a 12 partecipanti la trovo anche una buona scelta per evitare che le cose vadano troppo per le lunghe e soprattutto si possa giocare con una frequenza molto più alta, perché i caricamenti, come poi vi ho fatto vedere anche fino adesso, insomma, sono abbastanza limitati, complici pure mappe non così piccole, ma forse non così grandi come siamo abituati a vedere nei normali Battle Royale. Comunque sia, sarà intrigante vedere in che modo il team di sviluppo intende gestire questo aspetto, perché è un po' quello che differenzia gran parte di questo tipo di prodotti. Allora, memory delle nuove informazioni che abbiamo potuto approfondire. Io qui vedo. Ah! No, questo è uno zombie, per fortuna. Sono troppi! Io dai un cazzotto. Io sto perdendo un troppo tempo che non ho. Perché non voglio andarmi a mettere in situazioni scomode come l'altra volta. Qualcosa di bruttissimo mi sta inseguendo. Io ho paurissima. Bene. No! Ci ho provato! Intanto che quello era impicciato con gli zombie. Niente, devo fuggire, devo fuggire, devo fuggire. Devo fuggire, devo fuggire. Via, 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 via. Ma no! Ma che amarezza così! Brutalissimo comunque il fatto che ci siano anche gli zombie. È veramente angosciantissimo. Cioè, rischi di essere fatto fuori dagli zombie mentre cerchi. Per cui la fase iniziale è doppiamente angosciante perché ti devi difendere dagli altri giocatori e dagli zombie che ovviamente prendono di mira i luoghi che ti faranno livellare. Qui non è. Non, cioè, c'è un grado di profondità che si intravede già in maniera abbastanza chiara. E che potrebbe essere la cosa più intrigante di Dying Light: Bad Blood. Ragazzi, io a questo punto direi che ci fermiamo qua per adesso. Fatemi sapere cosa ne pensate. Io vi lascio ovviamente il link al sito ufficiale in descrizione. E vi invito a farmi sapere se volete che arrivi un altro video entro breve. Appunto, lo registrerei oggi, visto che state vedendo il video domenica. E ve lo farei avere domani, che è lunedì. Per cui fatemi sapere, io ovviamente sono a disposizione, ragazzi, vi ringrazio come sempre e vi do appuntamento. Alla prossima!